Ok. Buonasera a tutti. La squadra mi sta un filo impedendo di giocare perché c'è un botto di roba da fare. Come non è che sia, in realtà. Periodo di maturità. Anche se non è che siamo qua proprio. Periodo. Questo è uno dei preferiti di mia mamma. Gliel'ha regalato un amico di famiglia. A mio padre non piace. Lo fa pensare a qualcosa di negativo. Oh. La luce fuori mi taglia metà dei capelli. È un peccato del partner di mio padre, Giorgio, per quanto io possa ricordare. Il fatto gli ha giocato un cruele destino quando... Il fratto ha giocato un brutto scherzo alla sua schiena quando ero piccolo. Mi vengono ancora i brividi. Gli altri credo di averlo tradotto bene. Ok. Controllare senza aiuto padre. Va bene, adesso che dovevo andare. Qui. Non sei da solo. You can't come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! Affanculo. What's wrong with me? They said it wouldn't happen again! They promised, dear God. What happened? Looks like a hurricane went through here. Ok, credo di dover uscire da lì, ma prima voglio esplorare un po'. You are not alone. Someone is playing with me. Ok, devo cambiare il colore della tastiera, non più stavo uscendo. Sono down. L'orologio di mio padre, ho sentito che è una sua specie di regalo. Mio padre era sempre ossessionato con la puntualità e l'ordine. Mi sono sempre chiesto perché ho desiderato mettere su famiglia quando tutto questo per lui era casino e ritardo. Non ho idea di chi sia ML, ma chiaramente ricordo il giorno in cui accidentalmente l'ho fatto cadere dal tavolo. Ah, l'avevi fatto un po' più lunga come nota. Mio padre è praticamente morto sul colpo. Mio padre si fermò di colpo, sì. Mi aspettavo di subire la pena dell'inferno, ma semplicemente mi ha colpito con... mi ha colpito le mani con la parte di metallo. No. Sì, più o meno, ed è andato in stanza dove ha passato una parte della giornata a ripararlo. L'orologio ha smesso di funzionare, decentemente, ma mio padre non l'ha mai buttato via. Ha provato ad aggiustarlo un sacco di volte, ma con scarsi risultati. For JA from Hemhal. Bene. Continuiamo a tirarlo, mi sembra la cosa migliore. No. Chi è Maria? Di chi sto parlando? Qual è compensazione? Per cosa? Ah, Jacobide. J.H. Ciao, vecchio amico. Ciao, vuol dire... taccagno, ok. Non lo sapevo. La vita di un uomo non conta niente per te. Non ti ho chiesto $500 o centinaia di dollari. Volevo semplicemente una piccola somma, ma non mi vuoi dare un cazzo. Dopo tutto quello che è successo a mio marito... Chi compensa per la sua vita? Ti ha dato via la vita per te, che io con gli AI euro impazzisco moltissimo.
Non finirà qui, è la mia parola, ma io. Ci passo sicuro proprio. Che così magari sì. Ah, fa passare. Va bene. È uscita un'altra Amnesia nel frattempo, Amnesia the Bunker. No, qua giocare Rebirth, però vabbè. Buongiorno. Ho il volume altissimo in cuffia. Ciao. No, ma va? Non l'avevi mai detto. Che abbiamo qui? Ah, incidente. Non ricordo come. Posso ricordare quanto fosse incazzato mio padre dopo la storia dell'incidente e dove. E quando ha scoperto tutto quello che è successo a Giorgio, è ovviamente terrificato. Terrificato, terrorizzato, magari. Non è una candela, tu sì. Tu pure. Pistola. Just in case. I'd rather not kill anyone. Quello che mi serve. See what's behind that door. Allora. Dovrebbe essere uno di quegli amuleti che porta salute. Mio padre non era superstizioso, ma quando se lo metteva per radersi non si tagliava. Tipo. Potrebbe appartenere all'associato di mio padre, George Whitehead. Forse gliel'ha dato come regalo, forse. Oh, non lo so. E giustamente, lo lanciamo. Quindi, ok. Fanculo, un'eternità. Hello? Mamma l'ha comprata per me, io mi ricordo raramente di lei, ma questo soldato me lo ricordo molto bene. Solo uno sguardo e tutta la mia infanzia mi ritorna in mente. Un paio d'anni fa, una guerra sanguinolenta ha distrutto tutto e io ero troppo vecchio per giocattoli come questo. Bene, vai in cantina. Non so dove cazzo sono, non posso ricordare quante volte io sono stato colpito con questa cosa. Un miracolo che non sia andato a pezzi, giustamente. Mio padre a volte mi picchiava per colpe immaginarie.
Ha affermato che stavo derubando gli ospiti parlando con qualcuno nel bel mezzo della notte, mi stavo intuffando nella miniera, ma niente di tutto questo era vero. Eventualmente, non sono sicurissimo di quello che sto per dire, quindi. Alla fine ho capito che da quando mi è abituato a picchiare ho bisogno di una punizione migliore. Ha cominciato a chiudermi nell'oscurità per ore, a volte per giorni. Bene. Il premio padre dell'anno va a quest'uomo. Non vedo un cazzo, però. Ok. L'unica candela, minchia. Ora sì. Il PC con sto gioco fa dei suoni che non mi piacciono. Non mi piacciono minimamente. Beh, in cantina mi serviva per forza la torcia. Invece un cazzo. No, it can't be happening. It can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? Vai alla porta di metallo. Ok. Non so, devo vedere se c'è altro. Qua. Non credo che sia veramente così facile, però va bene. Io devo trascinare il mouse in una maniera. Posso accendere una candela oppure no? Va bene. Andata. Ah, solo due. Ok. Non sbucherà niente dalle porte, quando mai. Dalle porte, dagli assi magari. Cazzo dico anch'io. Buongiorno. Spiace. There must be another way. Io torno indietro, non credo. C'è un'altra strada. My mind. Not this time. Ok. Ma
looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. There was a judge that used to come to our house. What was his name? Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. And about all the other missing people. Sembra che la vittima fosse un giudice, ma perché il rapinatore ha buttato questa parrucca in cantina? Dove tiene l'uomo? Non ho idea. Qualcosa per aprire la porta? Sì. Bene, e ora vediamo perché. Ok. Pensavo ci fosse un qualche enigma. The judge is bleeding heavily. He will look for help. Ok. Oh. Va bene. Un attimo. Mi sono tolto la felpa e l'ho sostituita con dell'altro. Seguiamo le tracce di sangue, mi si sta però scaricando la... la lanterna. Allora, qua. Hello? Oh, all'esterno? Okay. Bello per il lago. Cioè, palesemente un lago. Ok. Ha fatto tutto da solo. He must have known. Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. Perché? He did know. He let him do it all. What? He's vanished into thin air. Allora. Quindi da questo videogioco io posso... Io in questo videogioco posso difendermi dai nemici. Quindi non è proprio pari pari ad Amnesia. Incredibile. Cazzo, non vedo un cazzo, quindi... Io... Sto andando... Non avete capito quanto sto andando a culo. Minchia. Bullets only keep him away for a while. Ma la mia salute? Un attimo. Quindi. Continuiamo a girare a cazzo completamente.
Ricarico. Adesso non mi aspettavo di sparare. Vabbè, che in realtà anche nell'ultimo mese ho visto delle pistole. Si stanno evolvendo. Avranno capito che quella di non farsi. Di non potersi difendere dai nemici è una puttanata. Boh. Non so dove io stia andando. Ho completamente perso le tracce. Di tutto. Oh, che culo, le ho ritorte. Dice qualcosa? Quindi? Ah, ok. This is useless. We'll finally leave me alone. Allora. Posso pensare che ne ho messo una di troppo, però va bene. Non so dove cazzo andare. Non lo nego io. Sto tornando indietro. Quindi di qua. Vado qui. Ciao. Ok, di Spooky Jumpscare Mansion, questa situazione. He's back again. How do I get rid of him? Montane libri. Allora. Però avresti concretamente scassato il cazzo, cioè io te lo dico in amicizia. Perché... ne ho un filo pieno di coglioni, ecco. Sono anche perso di nuovo. What do you want? What do you want from him? Lì vedo qualcosa di... Lì vedo luce. Bello questo canticchiare Billie Eilish così. Che facciamo?
inn not far from here. Ma sta che smessa di inseguirmi. Oh. Cosa? È acceso sta stanza. E 20 gradi ora. Affanculo, ci credo che sta facendo caldo. Posso? Sì, va. È acceso a caldo. Ciao, a giugno. Già sto incazzato, porca tana. Tentativo 2. Vediamo quanti ne devo fare. Ma è un paio. Perché? Che guardo, magari meno, che facciamo? Corriamo? Perché cazzo mi ha ucciso prima, Davvero? Ah, l'ha preso invece. Cazzo. Dai. Via dei coglioni. Vabbè, ho capito, Cristo, però se... Ma tu puoi mettere una boss fight del genere? Ma lo so, la boss fight negli horror non mi piace nemmeno quando i giochi mi piacciono. Io non c'è un gioco non mi piace. Ma non mi ha preso! Guarda che perché cazzo sono schivato io Irl? Non lo so, ho fatto questa mossa io. Vabbè, tranquillo. Tanto, mica è pesante sto gioco. Non me lo stai niente niente inculando il computer. Vai te. Niente, ora, istinto devo schivarlo anche il... Cioè, perdonatemi, davvero. Cioè, se io a fatica concepisco i boss in... giochi molto atmosferici alla Silent Hill. Di roba del genere mi fa pure girare il cazzo, soprattutto in questa maniera, perché per quanto su di me cioè, se succede alcun effetto, io infatti completamente impassibile a ciò che succede in questo gioco. Comunque il titolo ha la sua atmosfera, no? Questa tamarrata di bibliche dimensioni, a che cazzo serve? Cioè qual è il fine di tutto questo?
Certo. Trasformare il tutto in un vero e proprio FPS con dei problemi strutturali. Boh, non serve un cazzo. Ma ripeto, anche nei giochi. C'è anche in Silent Hill questa qualche ammo. La boss fight completamente inutile, bisogna dire fastidioso. Andato? Mettiamo la capanna. Ciao. In nella capanna. I heard them. Oh, it's happening again. My father, my son. Oh fuck, Satan, Sam. Grazie. Credo di essere il prossimo, però grazie. Oh, ti ringrazio. Oh! Capitolo 5. Va bene.